Bentrovati ad una nuova puntata. Apriamo parlando di tre importanti studi sull'infertilità di coppia condotti dalla Casa Farmaceutica di Bastia Umbra e Sender Farmaceutici con l'Università degli Studi di Perugia. Sentiamo di più con Rossana Furfaro. Arriva dall'area ricerca e sviluppo della Sender Farmaceutici SPA un aiuto per contrastare l'infertilità di coppia. L'azienda di Bastia Umbra ha chiuso l'anno 2020 positivamente con la pubblicazione di tre suoi studi su altrettante prestigiose riviste scientifiche Frontiers in Nutrition, Fertility and Sterility e Journal of Clinical Medicine, condotti in sinergia con ricercatori dell'Università degli Studi di Perugia. Protagonista degli studi è resveratrolo, un polifenolo che ha un effetto importante sullo stato energetico delle cellule, in particolare sulla funzionalità mitocondriale. Da qui l'intuizione che promuovendo lo stato energetico dei gameti, cioè delle cellule sessuali maschili o femminili destinate a unirsi nel processo di fecondazione, si potesse arrivare a migliorare la fertilità di coppia. Noi sappiamo che il 15-20% delle coppie sono infertili e di questa, diciamo, percentuale il 50% diciamo, è legato a un fattore maschile. E nel 30% dei casi noi non abbiamo una causa. Cioè abbiamo quella che noi chiamiamo una infertilità idiopatica. Da qui nasce l'idea di uno studio clinico che è proprio basato sull'utilizzo di questo prodotto che poi non contiene solo il resveratrolo, lo contiene in forma particolare, quindi un prodotto molto articolato. E la cosa interessante del resveratrolo, che sarebbero tantissimi gli aspetti da dire, è che ha un'azione quindi combinata insieme anche a complessi vitaminici, insomma, dentro il genante, che agisce non solo nell'uomo, ma può agire anche sulla donna. Pensando al problema della infertilità come un problema di coppia, oltre allo studio sulla infertilità maschile idiopatica, ne è stato condotto un altro sulla cellula granulosa. Una cellula che ha il compito di supportare energeticamente il gameta femminile durante la sua maturazione. Grazie alla collaborazione col professor Gerli, che ci ha fornito delle cellule della granulosa, abbiamo potuto osservare che trattando con resveratrolo i mitocondri, che come diceva la professoressa Costantini sono la centrale energetica della cellula, aumentano in numero e questo porta ad un aumento dell'energia che viene trasferita da questa cellula al gamete femminile, quindi all'oocita. E questo permette di aumentare, diciamo, aspetti di probabilità positivi per una gravidanza. Abbiamo anche fatto delle migliorie per quanto riguarda la capacità di rendere il resveratrolo biodisponibile attraverso una tecnologia che si chiama Revifast, e questa tecnologia è stata descritta in questa pubblicazione ed è il risultato di uno studio clinico eseguito su dei volontari. La tecnologia Revifast permette di sfruttare appieno i benefici e le potenzialità della molecola di resveratrolo in vivo, che altrimenti non sarebbero stati possibili. È una tecnologia che unisce il resveratrolo in forma pura a una matrice di magnesio di idrossido, e quest'unione crea una matrice, una dispersione semisolida che viene definita liquid-like, e ci permette di sfruttare il pH acido dello stomaco e attraverso una reazione acido-base si sprigiona la molecola in una forma già parzialmente disciolta per facilitare l'assorbimento. Per la nostra rubrica Focus Aziende siamo tornati di nuovo a colazione per continuare ad approfondire la conoscenza dell'olio extravergine d'oliva in compagnia di Matteo Fratini, titolare del frantoio Ipotti De Fratini. Sentiamo Nicola Torrini. In una precedente occasione vi avevamo parlato dell'olio extravergine di oliva DOP Umbria Colli Martani prodotto a colazione nel frantoio Ipotti De Fratini. Siamo oggi di nuovo in compagnia di Matteo, il titolare della struttura, per scoprire un'altra sua produzione di qualità e le sue caratteristiche organolettiche.
Nella sala degustazione del frantoio abbiamo così avuto l'opportunità di assaggiare e conoscere il talù, un olio blend fruttato medio, il cui nome anche in questo caso trae origine dal dialetto umbro e significa semplicemente a lui. Qui abbiamo dentro delle olive che sono un frantoio, prevalentemente frantoio, e una parte leccino. Qui andiamo a raccogliere su circa 2000 piante, dove abbiamo un 80% di frantoio e un 20% circa di leccino. Le raccogliamo molto presto. Perché le raccogliamo presto? Perché avendo quel 20% di leccino, e il leccino è un'oliva, è una cultivar che mi va a maturare molto molto presto, cosa facciamo? Noi anticipiamo la raccolta delle olive, il leccino non è invagliato, abbiamo un'invagliatura sul leccino del 30%, 30-40%, avendo un'invagliatura del 30-40% nel leccino, che è la più precoce, vuol dire che il frantoiano, che è l'80%, ancora è verde. Troviamo così un giusto connubio tra il leccino che è un po' maturo e il frantoio che ancora è molto verde, e abbiamo un'esplosione di profumo, un'esplosione di amaro e piccante molto molto interessante. Ora che cosa facciamo? Andiamo a prendere il nostro blend, il nostro talù, andiamo a riprendere un altro bicchierino, riversiamo il nostro olio, lo rimettiamo qua, lo attappiamo subito perché evitiamo ossidazioni e quant'altro. Stesso procedimento breve, lo facciamo. Allora, questo inizia a essere già un pochino più strutturato. Perché? Perché è stato raccolto prima, perché qua dentro abbiamo molto frantoio raccolto in maniera precoce, quindi molta mandorla, veramente molta mandorla, e una buona intensità ancora superiore a quella di, ancora superiore alla DOP, di amaro e piccante. Parliamo ora di Verbena Management, una società specializzata nella gestione delle risorse umane con un approccio atipico e innovativo, una realtà in espansione che Confindustria Umbria ha scelto come impresa del mese. My heart's been ripped wide open. Una visione pianificata, strategica e innovativa per la gestione delle risorse umane all'interno di un'azienda, aspetto chiave per la salute e il buon funzionamento dell'impresa stessa. È quella che propone Verbena Management, la società di consulenza specializzata in Human Resources Management, scelta da Confindustria Umbria come impresa del mese. Il nostro approccio è un approccio che guarda all'intera gestione del personale in un'azienda, quindi ci occupiamo di tutti gli aspetti della gestione del personale in una logica di ufficio o di direzione del personale. Quindi il nostro modo di entrare, diciamo così, nella vita aziendale è quello di capirne i problemi, nello specifico possibilmente, ma in una logica anche di tipo strategico. Ragionare con l'imprenditore, ascoltare molto, questo è uno dei nostri modi di approcciare, quindi senza soluzioni precostituite, ovviamente con dei metodi, e di affrontare tutti gli aspetti della vita, del rapporto tra azienda e lavoratore nel tempo. Un lavoro di affiancamento e collaborazione con l'imprenditore che porta all'individuazione dei problemi da affrontare o dei punti di forza da valorizzare. Guidata da un team dinamico che vede a capo Alessandro Belli, Verbena Management è dunque in grado di lavorare per obiettivi, facendo del fattore tempo una delle linee guida della sua attività, che vanta una lunga esperienza di temporary management nel settore. Quando stabiliamo degli obiettivi, stabiliamo anche degli obiettivi non solo quantitativi ma anche di tempo. All'interno di questo range ci sta anche la formazione della persona o delle persone che poi dovranno portare avanti il lavoro. Il nostro obiettivo macro è quello di creare un sistema, un metodo, delle abitudini e delle competenze anche in persone che poi non necessariamente si occuperanno specificatamente di HR, ma magari sono responsabili di funzione, che hanno degli staff da gestire, e il nostro obiettivo è prepararli
affidarli alla gestione successiva. Federica Bonaventura, oggi socia di Verbena Management, ha fatto il suo ingresso attraverso un tirocinio della Regione Umbria, a testimonianza di quanto questa società dia valore alla formazione. Mi occupo del coordinamento dei progetti e soprattutto per quello che è inerente alla competenza, quindi inerente ai progetti formativi, inerente ai progetti di consulenza, inerenti ai progetti di creazione di nuove competenze all'interno di aziende, per poi arrivare addirittura ai vari processi di selezione, implementazione e sviluppo delle competenze. Questo 2020 è stato veramente un momento in cui abbiamo investito su noi stessi, prima di tutto sulle competenze, sulle infrastrutture, sulla digitalizzazione proprio per noi stessi, e questa cosa ci ha ovviamente portato un valore aggiunto anche per quanto riguarda una spinta, un passo in più. Infatti stiamo aprendo la nuova sede a Milano, quindi siamo in procinto, diciamo, di apertura, quindi stiamo crescendo come numero, stiamo crescendo come personale, stiamo crescendo appunto come competenze e capacità da poter inserire nel nostro network. Verbena Management, pronta dunque ad affrontare nuove sfide e nuovi mercati, da qualche tempo ha scelto di aderire a Confimi Industria Umbria. Non abbiamo, devo dire, mai fatto parte di associazioni di categoria, soprattutto in maniera così attiva come in questo periodo. Lo abbiamo fatto perché il Presidente è una persona che ci ha coinvolto sin da subito in maniera molto concreta su progetti molto operativi, molto concreti, ma all'interno di una visione che ci è piaciuta, molto giovane, molto dinamica. Azione e innovazione per la tua salute. Entra nel mondo di Mon Petit Village by Grifovet. Pet shop, toilettatura, parafarmacia veterinaria e fisioterapia per animali da compagnia. Da Mon Petit Village by Grifovet puoi trovare accessori e giochi per i tuoi amici pelosetti e puoi decidere di ricevere tutti i prodotti che sceglierai anche a domicilio. Mon Petit Village by Grifovet. Solo il meglio per i tuoi animali. Incaltiber, da oltre 40 anni nel settore edile. Esperienza e cordialità al servizio del cliente e oltre 3.000 articoli e materiali da costruzione nelle sedi di San Martino in Campo e Santa Sabina. Incaltiber, dalle fondazioni al tetto, tutto per la casa. Una donazione alimentare a sostegno degli animali ospiti del canile circondariale di Gubbio è quella fatta da Giuliano Martinelli, titolare della Giuliano Tartufi di Pietralunga, che ha voluto così puntare i riflettori sul tema dell'abbandono degli animali, ci dice di più Rossana Furfaro. Non è un mistero per chi conosce il mondo dei tartufi la relazione simbiotica che si può instaurare tra l'uomo e il suo cane da cerca, che diventano amici inseparabili. Ne sa qualcosa Giuliano Martinelli, titolare dell'azienda Giuliano Tartufi di Pietralunga, che ha fatto delle sue due passioni, quella per il tartufo e per i cani, il suo impegno quotidiano.
creando praticamente dal nulla la sua azienda con oltre 70 dipendenti e arrivando ad allevare ad oggi più di 120 esemplari di cani da tartufo con amore e dedizione. La sua passione lo ha portato a fare qualcosa di più per gli amati amici a quattro zampe: una donazione alimentare al canile comprensoriale di Gubbio insieme a Lady Tartufo, Elisa Ioni, sua compagna e responsabile commerciale della Giuliano Tartufi. Parecchi di questi ospiti del canile sono animali da lavoro, quindi cani da caccio da tartufo che sono stati provati, magari non erano perfetti, non corrispondenti a quelle che erano le aspettative del cavatore o del cacciatore, e spesso vengono abbandonati. A noi questa cosa dispiace tanto, perché noi amiamo moltissimo i cani, noi ce ne abbiamo tanti e parecchi dei cani che abbiamo sono trovatelli, sono diciamo cani scartati da altri. Dalla società. Di sicuro magari non tutti i cani possono diventare ottimi cani da tartufo, però tutti possono diventare veramente componenti fondamentali di una famiglia o di una persona che ha bisogno di un po' di compagnia, un po' di affetto, perché il cane non ti tradisce mai. Non è che posso pretendere che come noi arrivano i trovatelli, tutti se li portano in casa, e questa è una cosa che è dovuta all'amore veramente spassionato suo e mio verso i cani. Però che il tartufaio a volte si arrabbia col cane è normale, quello ci arrabbiamo anche in famiglia, però che il cane viene tenuto bene, io spezzo mille lance. Quindi ripeto, i cani da tartufi sono tenuti benissimo al 99% delle volte, e fortunatamente esiste il cane, perché senza il cane la caccia al tartufo non sarebbe possibile. Quindi grazie ai cani e grazie anche a chi come loro li accudisce e genera questi luoghi in cui i cani veramente sono tenuti benissimo. Con questa piccola donazione la coppia ha voluto accendere i riflettori sul tema degli abbandoni e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle adozioni. A Gubbio vi è il canile sanitario, dove i cani accalappiati trascorrono i primi 2 mesi tra controlli, vaccini e sterilizzazioni, per poi passare al canile rifugio, dove si spera possano incontrare presto il proprio padroncino e uscire così dalla struttura. Animal Mind, Gubbio Soccorso, l'EMPA e Amici di Cesare fanno veramente un lavoro eccezionale da questo punto di vista. Ci vantiamo di riuscire a far adottare un numero elevato di cani in condizioni di benessere per il cane. Mi pare che l'anno scorso abbiamo superato i 100 cani addirittura. È veramente una cosa di cui andiamo fieri. L'obiettivo fondamentale è quello di garantire una cura adeguata, una salute, un rispetto della dignità degli animali, della loro condizione, della loro vita, anche della loro relazione, perché non è che li possiamo tenere semplicemente custoditi, e quindi diciamo che ogni intervento che va in questa direzione per noi rappresenta un passo in avanti, un salto di qualità. Quindi che ci siano dei privati, delle aziende come la Giuliano Tartufi che hanno questa attenzione e manifestano questo impegno, per noi è un motivo di grande soddisfazione e al tempo stesso anche di gratitudine nei loro confronti. Per la rubrica Focus Aziende ci spostiamo alla Central Car di Perugia per conoscere i tanti servizi dedicati al cliente, dall'accoglienza al post vendita. Avere la capacità di ben coordinare attività e persone è fondamentale in campo imprenditoriale se si ha l'ambizione di raggiungere importanti traguardi. Ce lo hanno spiegato alla concessionaria Umbra Central Car, che negli anni è riuscita e continua a collezionare riconoscimenti nazionali e internazionali di prestigiose case automobilistiche e soprattutto a vantare un elevato livello di soddisfazione tra i propri clienti. Un gradimento frutto anche di continui investimenti che hanno trasformato Central Car in un vero e proprio polo dell'automobile, in cui non solo si vendono veicoli, ma si garantisce un'assistenza tecnica a 360 gradi, comprensiva anche di un innovativo servizio di carrozzeria. Lavoriamo in continua sinergia con il reparto vendita, il reparto accettazione, con 4 consulenti del servizio clienti per rispondere a tutte le esigenze e dare le migliori soluzioni possibili. Un reparto, un'area tecnica dove 9 colleghi costantemente formati utilizzano delle attrezzature sempre più specifiche, dei device di ultima generazione. Un magazzino ricambi con uno stock importante di materiali, ricambi originali, e qualora non fossero disponibili che si impegna entro le 24 ore a reperirli. Un'area lavaggio
dove vengono utilizzati prodotti anche lì di ultima generazione, prodotti non nocivi all'ambiente e non nocivi alle persone, proprio per la tutela del personale che l'utilizza che delle macchine. La carrozzeria che ha supporto del service ci aiuta nella parte estetica. Abbiamo un servizio di CRM che ogni giorno ricontattano i clienti che ci hanno fatto visita. Raccogliere i loro pareri per noi è di vitale importanza. Ci permette di migliorare ogni volta. Un'azienda deve avere un lavoro di squadra. Senza il lavoro di squadra, senza un team coeso e professionalizzato, risultati non se ne ottengono. Abbiamo negli ultimi anni investito sui giovani, i quali sono cresciuti e oggi possiamo dire con soddisfazione e in tutta coscienza che abbiamo davvero un bel team. Oltre a puntare sul lavoro di squadra, però, Central Car ha investito molto anche sulla sostenibilità ambientale, realizzando una copertura delle proprie strutture con impianti fotovoltaici, con il duplice obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti e allo stesso tempo i costi energetici. In questo centro automotive produciamo circa 400 kWh, quando c'è il sole naturalmente. E abbiamo i sistemi illuminanti e tutte le attrezzature ad alto coefficiente energetico, il che vuol dire che produciamo molto e consumiamo poco. Cioè, per essere chiari, non inquiniamo e non spendiamo. Il Training Center Air Beauty Diffusion di Perugia riparte con nuovi corsi di formazione per parrucchieri e quest'anno, accanto a quelli che riguardano l'air beauty e il management del salone, vi sono quelli dedicati alla cura delle mani e in particolare delle unghie. Ripartono i percorsi di formazione professionale al Training Center Air Beauty Diffusion HBD di Perugia. Per i parrucchieri che vogliono eccellere o anche per chi ha le prime esperienze con un salone e ha bisogno di crescere con il supporto di un gruppo solido internazionale come Vella Company. Si va da corsi che riguardano l'area tecnica e stilistica, quindi taglio, acconciatura, pieghe e colorazione, ai corsi sul management, quindi sviluppo del brand image e gestione dei social network, per imporsi efficacemente nel mercato dell'air beauty e della bellezza in generale. Una novità sotto tutti i punti di vista riguarda una collaborazione con un'azienda esterna che diciamo, ci aiuta a fare una polaroid del salone in maniera tale da poter avere una serie di elementi su quelli che sono i bisogni più importanti per poi costruire diciamo così, il proprio investimento formativo per la propria azienda. Un altro settore complementare al servizio diciamo, parrucchieri è il servizio Niles, un'azienda con cui abbiamo iniziato un percorso che ci permetterà di sviluppare diciamo, questi servizi all'interno del salone. Il salone dei parrucchieri sta cambiando volto e offre sempre più servizi alle clienti che hanno a cuore la propria bellezza, andando oltre quella che riguarda i capelli. Una chioma curata è sicuramente un bel biglietto da visita, ma lo sono anche le mani e per questo vanno trattate adeguatamente. Una manico sicuramente molto più attuale e funzionale, con diciamo metodologie anche green, quindi di origine e di estrazione completamente biologica, e permettono di avere poi di indossare un colore che ovviamente può arricchire, imbellire le mani, ma al tempo stesso curarne proprio la forma e la struttura. Con l'HBD abbiamo deciso di formare dei professionisti attraverso un percorso formativo ben strutturato che possa ovviamente creare prima cosa figure di riferimento nuove da poter inserire, ma figure che abbiano ovviamente una qualifica e una professionalità altamente elevata e quindi che possano servire e offrire alle clienti un servizio impeccabile. I protocolli di applicazione e diciamo anche i servizi più richiesti, abbinati però anche a qualcosa di nuovo, a qualcosa di innovativo, a un prodotto che, come ho detto prima, può essere non soltanto bello, ma anche un eye lifting per le unghie.
Dunque, HBD introduce tra i suoi percorsi formativi questo nuovo corso che punta a formare una figura onicotecnica fortemente specializzata e pronta a soddisfare i clienti dall'anima più green, in quanto utilizza prodotti composti da ingredienti naturali e privi di sostanze chimiche aggressive. Per la rubrica Focus Azienda andiamo ora da Satiri Auto per scoprire le caratteristiche della nuova 500e completamente elettrica. È possibile rinascere? La risposta è sì, perché questa vettura appunto è rinata elettrica e con un design completamente rinnovato, tenendo però ben a mente quello che era il design degli anni 50, che è stato il più amato dagli italiani. Parliamo della nuova 500e, un'auto 100% elettrica, quindi in grado di esprimere il massimo dell'innovazione e della sostenibilità ambientale, non dimenticando però la sua grande storia, quindi volgendo un occhio al passato e richiamando le forme della prima versione, quella che l'ha resa un'icona di stile, una vettura celebre e amata dagli italiani. Un'auto che, come potete vedere, è completamente elettrica e si ricarica comodamente o con la presa di casa o con una colonnina che è sempre acquistabile insieme alla vettura. Una 500 che ama l'ambiente ed è sostenibile, e questo lo si vede in tutto, soprattutto anche negli allestimenti interni, che sono completamente realizzati con del materiale riciclato dal fondo marino. Un'auto che rappresenta il green anche nei suoi colori, tutti nuovi e tutti ispirati all'ambiente. Un'auto in super connessa, infatti è dotata di Uconnect di ultima generazione, perfettamente integrato con Android Auto ed Apple CarPlay, e quindi capace di far connettere i propri clienti con il mondo esterno e con le tecnologie più all'avanguardia. Il suo assetto green, tecnologico e il design non sono gli unici elementi che la rendono così accattivante. Un'auto completamente elettrica, ma anche con un prezzo molto interessante. Infatti gode di tutti gli incentivi statali e incentivi di rottamazione. È possibile ottenere fino a 10.000 euro di vantaggio cliente. Il prezzo dunque, ma non solo. Dei consumi molto interessanti, fino a 310 km su strade extraurbane, 460 km su strade urbane, e è facilissimo ricaricarla perché, pensate, i primi 50 km si ricaricano in soli 5 minuti. Una prodezza tecnica di luce e brillantezza, si presenta così il diamante dal taglio particolarissimo ispirato ai disegni di Leonardo da Vinci e presente in esclusiva in Umbria alle gioiellerie Bartoccini. È il diamante del terzo millennio, dal taglio unico e perfetto, in grado di enfatizzare al massimo le caratteristiche della pietra, che presenta 57 sfaccettature. È il Leonardo da Vinci Cut, un taglio espressione dell'armonia dell'universo, creato seguendo i disegni che Leonardo da Vinci aveva realizzato per il trattato De Divina Proporzione di Luca Pacioli. I disegni di quei poliedri perfetti, costruiti sulla base della proporzione aurea, sono finiti sotto l'occhio degli imprenditori di Amin Luxury e il Niru Group. Da qui l'idea di applicarli al taglio dei diamanti seguendo l'equazione matematica della divina proporzione. Il risultato è stata una prodezza tecnica di luce e brillantezza. Si vede all'interno riflessa una stella, quindi una cosa molto bella, particolare, ma la cosa straordinaria di questo taglio, che segue questa proporzione aurea, è il ritorno di luce, la luminosità, la brillantezza, che è molto più elevata di un diamante tagliato con le proporzioni normali. È un taglio brevettato, quindi non può essere riprodotto con queste caratteristiche. Ci sono dei certificati che praticamente sono unici e specifici per questo tipo di taglio, e quindi sicuramente per un'occasione importante è un diamante unico che si distingue da tutto il resto che c'è sul mercato per la sua bellezza, la sua brillantezza, la sua specificità, che è legata alla cultura italiana. Quindi veramente un diamante che deve essere regalato per le occasioni più importanti della vita.
Un diamante unico per occasioni uniche dunque, che si trova in un unico posto in Umbria. Andiamo sempre anche alla ricerca di cose particolari, questa veramente ci fa onore perché comunque siamo esclusivisti per l'Umbria di questo progetto, quindi ci teniamo molto a sottolinearlo che possiamo veramente solo noi poter distribuire il Leonardo da Vinci Cat in Umbria. La puntata termina qui. Prima di salutarvi vi ricordo che i servizi andati in onda si possono rivedere su YouTube e vi invito a seguire le attività della nostra agenzia sui social, Facebook, Twitter e Instagram. Da Carla Damme e dalla redazione un buon proseguimento di programmazione.